Grazie. Allora, io mi chiamo Tatiana, appunto, e sono una consulente SEO e vi spiegherò oggi, vi parlo un po' di WordPress e SEO e vi spiegherò a fare, vi insegnerò a fare due cose pratiche da applicare subito, ok? E prima vi introdurrò due strumenti, ok? Quindi, veniamo ai due strumenti più utili per fare SEO con WordPress, ok? Molto semplici, magari li conosciamo già tutti, però è bene tenerli presente. Allora, il primo è Yoast. Ok, Yoast è il plugin SEO più completo, il migliore sul mercato. È uno strumento molto utile perché ci permette di fare molte cose in modo più rapido, intuitivo, quindi ci permette di risparmiare tempo. Ok, però appunto è solo uno strumento, diciamo, è come se per esempio noi possiamo scrivere un libro con una penna oppure lo possiamo scrivere con un PC. Il PC ci rende il lavoro più facile perché ci permette magari di organizzare i documenti, i capitoli, eccetera, eccetera, di scrivere più in fretta, però è solo uno strumento. Ok, veniamo al secondo strumento. Okay, il secondo è il nostro cervello. Ok, perché diciamo Yoast non può sostituire tutto il lavoro da fare prima, quindi prima bisogna fare un lavoro di ricerca. E di analisi, ok, prepararsi tutto e poi alla fine il plugin ci rende il lavoro più facile, quindi prima diciamo il nostro cervello e poi Yoast. Ok, a questo punto vi insegno a fare appunto sfruttando Yoast e il nostro cervello due piccole cose. Ok, chi di voi allora, quindi vediamo prima come cambiare il title di pagine e articoli. Chi di voi sa cos'è il title? Ok. Bene, bene, perfetto. Allora, il title è l'elemento SEO più importante, diciamo uno dei più importanti, comunque sicuramente il più importante della SEO home page. Ok, quindi vediamo innanzitutto come vederlo, ok? Poi come modificarlo. Quindi il title su google.it, ad esempio, quindi se io cerco, non so, questa parola, questa keyword su Google, modelli di preventivo, o questo qui è il primo risultato, per esempio. Ok, quindi il title è questo, vedete questo, quindi la riga blu. Il risultato ha tre parti, il title, l'URL e la description. Ok, il title, l'indirizzo del sito e il terzo è la meta description. Quindi il title è il primo, in questo caso è modelli per preventivi da scaricare, aperta parentesi, Word, PDF e InDesign. Ok, quindi questo è un title. Poi immaginiamo di cliccare sul risultato e di arrivare in questa pagina. Ok, quindi arriviamo nella pagina e ci ritroviamo di nuovo il title. Lo troviamo qui in alto sulla linguetta del browser. Ci passiamo sopra col mouse. E vediamo quindi modelli per preventivi da scaricare, Word, PDF e InDesign, la stessa cosa che abbiamo visto prima, ok? Identico. Ok, come vediamo il title non è in questo caso il titolo dell'articolo, no? Perché il titolo dell'articolo era questo, immagine coordinata, preventivi da scaricare, una cosa del genere. Quindi che significa? Che io appunto avevo scritto il title appositamente. Ok. Mentre il title nel codice è così, appunto, semplicemente title, aperto title, modelli per preventivi da scaricare, eccetera, chiuso title. Ok, però ovviamente con Yoast noi lo possiamo scrivere in un attimo senza mettere mano al codice, no? Vediamo quindi come. Allora, quindi io sono nella mia pagina, oppure nel mio articolo, in quel caso quello era un articolo, ok? Quindi scendo sotto e vado nel boxettino di Yoast e ho lo snippet editor, ok? E quindi il title lo scrivo qui. Quindi semplicissimo, come se stessi scrivendo un'altra parte dell'articolo, niente di che. E quindi lo scrivo qui e in automatico va nel codice, ok? Quindi poi finirà nella linguetta del browser in alto e anche nella lista dei risultati di Google. Ok? Quindi questo è tutto. Però la cosa più difficile, quindi non è scriverlo tecnicamente perché ci vuole un attimo, no? Ma decidere cosa scrivere, ok? E qui entra in gioco appunto il secondo strumento. E quindi allora come ho fatto a scriverlo? Allora, intanto ho valutato che era un articolo in target per il blog, ok? E aveva informazioni specifiche, quindi aveva senso ottimizzarlo. Perché, per esempio, quello era un blog per donne in proprio, ok? Il blog CPB fondato da Francesca, che è anche una delle organizzatrici qui. Allora, quindi l'articolo parlava di modelli di preventivi da scaricare, quindi era perfettamente in target, no? Perché una donna in proprio può essere interessata a quello, quindi quella poteva essere una buona chiave per cui farsi trovare, ok? E in più, appunto, aveva informazioni specifiche. Fosse stato, ad esempio, un editoriale, sui massimi sistemi, non aveva senso ottimizzarlo, ok?
Quindi la prima riflessione da fare è questa, no? Poi ho verificato come l'argomento dell'articolo veniva cercato su Google, quindi con quali parole chiave, ok? Dopodiché ho condensato nel title le parole chiave utilizzate per cercare l'argomento. Ok, quindi in quel caso, se vi ricordate, il titolo era modelli per preventivi da scaricare, PDF, Word, InDesign. Ok, quindi vuol dire che io ho condensato le parole chiave, modelli per preventivi, preventivi da scaricare, modelli per preventivi in PDF, preventivi InDesign, preventivi Word. Ok, quindi ho condensato tutta una serie di parole chiave, l'ho condensata nel title. Ok, e infine ho verificato che il title fosse chiaro e piacevole da leggere. Ok, perché quindi non devo accorpare parole chiave facendo una cosa priva di, diciamo, di senso compiuto, no? Devo comunque fare una cosa carina, come se fosse un titolo normale, no? In qualche modo. Ok, quindi questo è tutto sul title di pagine e articoli. Ora vediamo una cosa analoga, però un po' più, appena appena più difficile, diciamo, meno, cioè un errore che vedo fare ancora più comunemente. Ok, quindi come cambiare il title di categoria. Ok, vedo che quasi nessuno lo ottimizza. Quindi title di categoria, che significa? Per esempio, magari io ho un blog e ce l'ho diviso in diverse categorie. Ok? Quindi vediamo come modificare il title per essere trovati anche per l'argomento della categoria. Ok? Quindi facciamo l'esempio di, appunto, di un blog di cucina, no? Le categorie potranno essere primi piatti, secondi piatti, antipasti. Ok, quindi vediamo come cambiare prima il title di una specifica pagina. Ok, quindi in questo caso il title della pagina della categoria secondi piatti. Ok, quindi è uguale a prima in realtà tecnicamente. Io vado nella pagina della categoria, scendo sotto e riscrivo il title. Ok, quindi scrivo praticamente, vabbè, qui c'è c'è qualcosa che non va nell'URL, ok, la slide viene stampata male, però non importa, comunque il title è questo. Quindi io ho scritto ricette di secondi piatti, quindi facili, veloci e buonissime, ok? Se io non l'avessi fatto questo, il title in automatico sarebbe stato una cosa tipo archive secondi piatti, trattino viva l'aglio è il nome del blog, ok? E quindi non andava bene, perché significa che noi stiamo comunicando a Google che la pagina parla di archive secondi piatti, non è un nome significativo e non ci aiuterà ad essere trovati. Quindi la prima cosa che devo fare è andarmi a cambiare il title della categoria. Ok, quindi come si fa, appunto? Ok, lì l'ho cambiato in una singola pagina, però mettiamo di avere un blog con tante categorie, ok? Quindi vi spiego come cambiare in un colpo solo il title di tutte le categorie. Questo è molto utile, ad esempio, se abbiamo tante categorie oppure lavoriamo per un cliente magari con poco budget, quindi noi risparmiamo tantissimo tempo così. Quindi andiamo qui in SEO, ok? Qui siamo nella dashboard di WordPress, andiamo in SEO, titoli e metadati, tassonomia, ok? Quindi titoli e metadati qui e poi andiamo in tassonomia. Quindi che facciamo? Allora, andiamo qui, ok, e li stiamo cambiando in blocco, ok? Quindi term title, cos'è? È una variabile di WordPress che esprime il nome della categoria, molto semplice, quindi proprio il nome che noi abbiamo assegnato alla categoria. Quindi nell'esempio del blog di cucina, term title sarà secondi piatti per la categoria secondi piatti, antipasti per la categoria antipasti, eccetera, no? Quindi io che faccio? Dico, scrivimi il title in questo modo, quindi ricette di nome categoria, ok, trattino, facili, veloci e buonissime. Ok, quindi lo stesso faccio nella meta description, però concentriamoci sul title, no? Ok, quindi è molto, molto semplice, diciamo. In questo modo io popolo in modo dinamico i title di tutte le pagine di categoria. Ok. Niente, quindi diciamo questo è tutto, quindi abbiamo visto come cambiare il title di una singola pagina e poi anche come cambiare il title di una singola pagina di categoria oppure di tutte le categorie in un colpo solo. Ok, in questo caso, quindi come ho deciso cosa scrivere? Allora, prima ho organizzato le categorie in modo chiaro, no? Perché se le categorie non sono ben organizzate è inutile ottimizzarle. Quindi prima le devo organizzare per bene, ok. Dopodiché verifico che siano omogenee, perché per popolarle dinamicamente, se una categoria parla di antipasti e una di scarpe, non posso fare il title in un colpo solo, no? Ovviamente.
Poi infine verifico come i gruppi di ricette, appunto in questo caso, venivano cercati su Google, ok? E poi infine condenso nel title le parole chiave utilizzate per cercare l'argomento su Google. Quindi vi ricordate che avevamo ricette di secondi piatti facili, veloci e buonissime? Perché ricette facili, ricette di secondi piatti facili, ricette di secondi piatti veloci sono tutte cose cercate. Ok, quindi noi le andiamo a condensare in un unico title. Infine verifico che il title fosse chiaro e piacevole da leggere, no? Per esempio io ho fatto l'esempio con buonissime, ok? Quell'esempio, diciamo, magari buonissime non è cercato, ok? Però era un esempio di fantasia comunque, comunque non credo sia cercato, però magari lo rende più interessante da leggere, quindi è più facile che le persone clicchino. Una volta che io mi sono posizionato magari per ricette facili, buonissime aiuta, insomma, a far sì che le persone clicchino quando lo vedono nella lista dei risultati. Ok, quindi, niente, allora queste sono le cose tecniche, però appunto tutto quello che c'è dietro è il lavoro strategico, ok, da cui non si può prescindere. Quindi, in estrema sintesi, cosa faccio? In cosa consiste il lavoro strategico? Allora, si analizza la propria attività, ok? Facciamo l'esempio appunto di lavorare su un'attività, un piccolo business, qualsiasi cosa, un grande business, ok? Perché diciamo i casi di blog personali sono più difficili, quindi vediamo in questo senso. Quindi si analizza la propria attività, si analizzano i propri obiettivi di business, ok? Si verifica come quello che si offre viene cercato su Google, spaziando proprio ad ampio raggio, ok? Mettendosi nei panni del cliente, facendo un brainstorming, intervistando i clienti, rileggendo le email dei clienti che riceviamo, vedendo cosa fanno i competitor, proprio lì è un lavoro lunghissimo, è questo che deve prendere la maggior parte del tempo, diciamo. Poi, infine, dividi le keyword transazionali da quelle informazionali. Che significa? Allora, le transazionali sono quelle con cui si cercano prodotti e servizi. Quindi, per esempio, cake designer a Torino, ok? Invece le informazionali sono quelle con cui si cercano informazioni, ad esempio come decorare una torta, ok? Quindi, in questa ricerca, come quello che offro viene cercato su Google, noi dobbiamo ragionare sia in termini transazionali che informazionali. Ok, poi costruisci intorno alle transazionali, costruisci le pagine servizi, ok? Mentre intorno a quelle informazionali, quindi quelle del tipo come decorare una torta, costruisci il blog. E quando costruisci il blog, io dico, intendo costruisci il piano editoriale, le pagine di categoria, le pagine tag e poi i singoli articoli. Ok, mai pensare articolo per articolo, vediamo sempre il blog in termini di 6 mesi, 1 anno nel complesso. Ok, poi segnati 20 keyword per ogni pagina, pagina di categoria, pagina tag e articolo. Ok, sempre ad ampio raggio, non una keyword per pagina, perché così vuol dire che non abbiamo fatto un lavoro, non abbiamo lavorato abbastanza a lungo in maniera profonda. Ok, non c'è una regola, 20 keyword è per dire, insomma, non fatene 2 per pagina. Dopodiché riscrivi tutti i title. Ecco, quindi questo sicuramente può essere un modo proprio di iniziare con la SEO. Ecco, ok, quindi niente, per approfondire poi vi lascio qualche blog di riferimento, ok, in italiano e in inglese. Ok, quindi io ci sono. Grazie mille. Ok, visto il tipo di talk che abbiamo adesso, che sono abbastanza rapidi, abbiamo tempo per una domanda. Quindi litigate finché non decidete chi la fa. Due se la prima è corta. Ce l'abbiamo. Mi spiace. Abbiamo. Ciao. Ciao. Allora, l'importanza di avere il pallino verde. Ok, no, quello non è importante. Praticamente, allora, il pallino verde non significa nulla, diciamo, è uno strumento che Yoast ci mette a disposizione per testare quello che abbiamo fatto, no? Però che significa? Allora, in un singolo articolo, per esempio, la cosa più importante, dobbiamo ricordarci che è il title. Ok, quindi noi dobbiamo riscrivere il title. Allora, se noi mettiamo, Yoast funziona così, se noi mettiamo una parola chiave, allora facciamo l'esempio del title, quello lì per esempio del modello per preventivo, no? Lì avrei potuto scrivere che la mia keyword è modelli per preventivi, ok? Però quella keyword, la cosa più importante da capire è che non viene scritta nel codice, è solo uno strumento interno di Yoast. Yoast ti dice mettimi la keyword
e io ti aiuto a ricordare se l'hai messa nel title, se l'hai messa nella meta descrizione, ok? Quindi non viene letta dal codice. Per esempio, di solito un SEO non lo usa quello, ok? Io quando ottimizzo non scrivo mica la keyword perché non ho bisogno dello strumento, però io lo considero comunque utile a scopo didattico. Quindi voi mettetela pure, però sappiate che in realtà nel title si condensano più parole chiave, ok? Quindi voi lo dovete sapere che metterne una è un po' fuorviante, no? Diciamo, però a scopo didattico ne potete mettere una, ok? Quindi a scopo didattico mettetene una e lavorate finché non diventa verde. Io consiglio di farlo, però con cognizione, sapendo che comunque il semaforo verde non comunica con Google, non c'entra niente col vostro posizionamento, è una cosa didattica che poi potete fare. Se voi ci lavorate ogni volta, alla fine imparate magari, no? Vi viene un dubbio, rimane arancione, voi andate a cercare su Google, leggete magari qual è il problema e così approfondite. Quindi a scopo didattico sì, va bene utilizzarlo. Sì. No, prima nel senso che è la cosa più importante, no, non prima. Diciamo, in teoria tu proprio dovresti partire così, prima sai già il focus dell'argomento, ok? Poi lo sai già magari anche in ottica SEO, poi scrivi e infine scrivi il title, ok? Diciamo, potresti fare anche così, dipende, insomma, da come sei, dal tuo flusso di lavoro, ecco. Ok.